veramente l'occasione, ti ringrazio di questo momento, questo spazio così, per far conoscere, far sapere a tutti i cittadini questa scuola di cui io sono genitore e ho due figli all'interno di questa scuola. Oltretutto sono sia genitore sia, diciamo, attivista, nel senso che mi dedico un attimino a quelle che sono le problematiche più comuni. Ora, senza perdermi troppo nei preamboli, diciamo, volevo dire soltanto questo, diciamo, le priorità fondamentali che mi sono state rappresentate da questo punto di vista sono infrastrutturali, cioè nel senso che abbiamo il discorso della rampa che è stata chiusa e non è stata poi apportata nessuna apertura e nessuna diciamo, comunicazione alla scuola da questo punto di vista, perché se diciamo, okay, è riaperta, diciamo, la rampa, a questo punto c'è una comunicazione che non è ancora giunta, non sappiamo, c'è una situazione, diciamo, abbastanza evidente a tutti i genitori, perché rappresento più di 200 genitori, insomma la scuola è molto grande, è una scuola media che ha diverse sezioni e quindi diciamo c'è una lamentela generalizzata da questo punto di vista, perché la rampa è utile sia agli insegnanti sia al personale, diciamo, che lavora all'interno della scuola, che anche a tutti i genitori che si trovano costretti ad portare i propri figli nell'unico spazio via Stefano Borgia, e chiaramente c'è un caso di traffico quasi bestiale, come sapete tutti, perché diciamo a quel punto lì, diciamo, tutti si fermano, ci sono file chilometriche, qualora, diciamo, è così comodo magari lasciare la macchina su Battistini e fare due passi a piedi per la salute e il benessere. Ora, al momento farla uno correrebbe tanti rischi dal punto di vista sia della sicurezza fondamentale sia, diciamo, si trovano anche degli escrementi di capi. Ma voglio dire, oltre a questo problema infrastrutturale c'è un altro problema legato all'intonaco della scuola. Sappiamo che la struttura, diciamo, ha necessità, e si vede, io ho fatto delle foto, l'amministrazione ha mandato anche delle foto, diciamo, che si evidenziano, così bene, che quindi occorrerebbe una... io capisco che ci sono una serie di impegni contingenti dal punto di vista finanziario, quantomeno la preside è una preside che si dà molto da fare dal punto di vista burocratico, insomma, voglio dire, da quanto, cioè nel senso molto attiva, nel senso che rappresenta queste cose, però non ha ancora avuto risposta. Io mi vorrei fermare qui per lasciare spazio anche agli altri e vi ringrazio tutti della presenza. Scusate,